Oggi è proprio di vitale importanza per me fare il video dei prodotti finiti perché sono piena di confezioni vuote e negli ultimi 2-3 giorni ho davvero finito tante cose, quindi video dei prodotti finiti. E io inizierei subito da un bel prodotto in tema estate, che è questa crema sole. Crema protettiva solare della Y-Anthropic, che questa è la Shimmer Effect protezione media 25. Allora, che dire, io adoro i prodotti a Y-Anthropic per l'estate perché hanno veramente dei profumi troppo accattivanti, proprio dei buonissimi profumi che sanno subito di estate, e questa non faceva eccezione ovviamente. Allora, io questa l'ho presa probabilmente l'anno scorso o addirittura 2 anni fa, perché io al mare ci vado veramente poco e non mi piace. Quest'anno poi con il discorso del Covid proprio no, una settimana di mare ho fatto e basta, quindi ce l'ho da un bel po'. Però nonostante questo comunque l'odore non era cambiato, quindi l'ho continuata ad utilizzare. Allora, protezione ottima. Non mi ha creato nessun problema e io ho la pelle veramente chiarissima e sensibilissima. La particolarità, già come dice il nome, appunto Shimmer Effect, è che ha tutti dei micro glitter che vi si appiccicano addosso. Praticamente vi danno questo effetto di lucentezza. Sul corpo, ok, sono molto carini, però sulle mani, sinceramente, danno alquanto fastidio, e al mare non sempre si ha a disposizione, insomma, tutto l'occorrente per lavarsi. Insomma, non è praticissima se non amate i glitter, però insomma mi è piaciuta. Un altro prodotto che ho stra amato è questo shower gel di Collistar, e questo è il doccia d'energia con gli oli essenziali ed estratti di agrumi, e in effetti aveva anche dei micro granuli all'interno che però non avevano un effetto scrappante. E praticamente questo doccia schiuma, voi quando già lo mettete sulla mano e iniziate a insaponarvi, già vi si riempie tutta la doccia di profumo di agrume, e già quello vi dà energia, vi sveglia. Ed è quindi molto molto sì, tonificante secondo me, perché proprio vi rinvigorisce. Ottimo, è piaciuto tantissimo. Poi ha questa consistenza in gel che io adoro, il bagno doccia o comunque tutti i prodotti in gel, e quindi niente, l'ho stra adorato, e mi è durato anche un bel po' perché ne basta veramente pochissimo per insaponarsi, insomma fa subito tanta schiuma, quindi ottimo. Poi ho terminato questo shampoo che è della marca Screen, e questo è il Magical. Questo me l'avevano dato dal parrucchiere, io vado da Tagliati per il Successo, e questo era uno shampoo che è per ogni tipo di capelli, che dovrebbe insomma aiutare anche per il colore. A me questi prodotti sinceramente non sono piaciuti tantissimo, avevo anche il balsamo, insomma. Non lo so, mi ha lasciato un po' così. Non è un prodotto che mi ha lasciato un grandissimo ricordo, quindi niente, vabbè, però l'avevo preso perché me l'avevano proposto e l'ho preso. Poi un altro prodotto che non mi è piaciuto particolarmente per i capelli, per diversi motivi, è questa maschera di Coco and Eve Like a Virgin. E questa è una super maschera, io l'avevo presa perché contiene olio di cocco e anche il fico. Però principalmente appunto l'avevo presa per l'olio di cocco. Allora, come vedete è una confezione piccolissima e infatti è da 60 ml. È veramente piccolissima, è una crema, proprio a crema. Non è gelosa, è proprio a crema. Quindi già io che ho i capelli corti l'ho finita in un batter d'occhio, cioè chi ha i capelli più lunghi ci fa 5 o 6 lavaggi, penso, perché veramente cioè è piccolissima, e comunque non lo so, non mi ha lasciato tutta questa sensazione wow sui capelli. Io l'avevo presa perché mi attirava appunto il fatto che fosse con, oh,
l'olio di cocco, però boh, no, niente. Un altro prodotto che mi ha delusa molto sono le gocce magiche di Collistar, e queste sono quelle per il corpo e per le gambe. La abbronzatura senza sole, quindi è autoabbronzante, e cioè a me queste hanno veramente fatto un effetto terribile, perché mi hanno, allora, innanzitutto un problema è che quando lo si spruzza sul guanto è sì un prodotto colorato, scuro, però nel momento in cui lo si applica è comunque trasparente, quindi io già lì ho difficoltà, soprattutto per alcune zone, a capire dove ho messo il prodotto se non vedo, insomma, un colore, e quindi già quello è un po' complicato. Ma a parte questo, un problema grosso di questo prodotto e che non avevo riscontrato nemmeno con gli autoabbronzanti della Kiko di anni fa è che secca terribilmente la pelle. Non vi dico se avete tatuaggi quanto vi si seccano anche i tatuaggi, quindi lì sempre con crema idratante, però cioè, tipo la mattina io mi alzavo e sentivo soprattutto la pelle delle gambe molto molto secca, quindi l'ho finito, però un prodotto veramente orribile, proprio perché appunto a me ha fatto questo effetto di secchezza. Un prodotto invece che ho stra adorato è questa cipria di Kat Von D, questo appunto è il packaging, ha solamente il tappo nero con le iniziali di Kat Von D, e questa è la translucent, è la setting powder ed è da 19 grammi. Allora, io questa crema, sì, questa cipria l'ho stra adorata, all'interno i buchini sono fatti a forma di stella. Io adoro, finora ho sempre adorato i prodotti che ho utilizzato di Kat Von D, e anche questo non fa eccezione perché appunto è traslucida. Io adoro le ciprie queste traslucide perché non mi devono alterare assolutamente il colore del fondotinta, ma veramente non creava secchezza neanche nel contorno occhi, leggera, ottimo ottimo prodotto, veramente ottimo. Poi questa mousse per i capelli Ricci Perfetti di Pantene, insomma, appiccica abbastanza, ok che è tenuta proprio, insomma, forte, 5 su 5, però veramente appiccica secondo me troppo. Però io, insomma, i prodotti Pantene comunque li compro perché li trovo comunque buoni per i capelli, però questa sì, forse devo prendere la versione un pochino più leggera. Poi ho terminato, sempre di Collistar, questa crema per il corpo che è della linea Natura, ed ha infatti un anche packaging completamente compostabile. Infatti c'è proprio scritto tubo 100% di origine vegetale, fatto di canna da zucchero, ed è quindi totalmente riciclabile, mentre questo è di plastica, quindi questo lo metto nell'organico e questo nella plastica, ed è praticamente la crema fluida corpo per pelli normali e secche, e anche questa mi è piaciuta tantissimo. Allora, come odore non aveva un odore particolare, quasi neutro, però veramente molto molto idratante e ottima. E poi ecco appunto questo fatto del packaging mi ha invogliato ancora di più a provarla e a comprarla. Poi ho terminato questo detergente intimo di Apiarium, che è vegano, bio, non so, tutto quello che volete, ed è fatto alla vaniglia e alla mandorla, con vaniglia e mandorla. Mi piaceva molto il packaging, questo qui molto stile anni 50, e il prodotto mi è piaciuto, è delicato, nonostante appunto non sia di quelli più famosi che si comprano magari anche in farmacia, è made in Italy comunque e non è testato sugli animali, e quindi insomma per tanti motivi l'ho voluto provare e mi è piaciuto, insomma
buono. Poi comunque mi piaceva questo fatto che avesse vaniglia e mandorla, mi sembrava un odore, comunque una tipologia un po' particolare, quindi l'ho provato, comunque ottimo, non ho notato nessun problema. Poi, che purtroppo si è un po' cancellato il packaging, peccato perché questo era veramente bellissimo. Questo è un setting spray di Glam Glow, e questo infatti è il Glow Set. E quindi aveva tutta la sua bella scritta, la sua bella appunto stella, tutta argentata, ma non c'è più. Io questo lo utilizzo spruzzandola sulla Beauty Blender prima di applicare il fondotinta, e facendo così trovo che mi si fissi meglio, e quindi niente, è un setting spray, come ce ne sono tantissimi, l'ho preso essenzialmente per il packaging perché mi piaceva troppo. Però insomma, ecco, io lo uso in questo modo, quindi non so dirvi se utilizzandolo comunque dopo il trucco come proprio fissatore funzioni, perché appunto da quel punto di vista io non l'ho provato, non lo so, non mi viene di spruzzarmi in faccia qualcosa dopo che mi sono truccata, e quindi io preferisco utilizzarli così, questi spray. Un prodotto invece, al contrario delle gocce magiche di Collistar, che ho stra-adorato e che io già utilizzavo da qualche anno, ma purtroppo quest'anno non sono più riuscita a trovare questa marca, ed è praticamente la lato abbronzante di Vita Liberata. Io trovo che gli lato abbronzanti di questa marca siano i migliori, proprio perché non seccano assolutamente la pelle, e questo è il Phenomenal, e questo è appunto è per il corpo versione dark. Questo a me è piaciuto tantissimo perché appunto perché non secca la pelle, e soprattutto perché essendo scuro rimane scuro anche quando lo applico, e quindi riesco a vedere dove lo applico. E però purtroppo, ecco, questa marca Vita Liberata io non sono più riuscita a trovarla, trovo da Sephora, ho guardato anche su Beauty Bay, ma niente, non lo trovo più. Poi lo struccante occhi Nivea, questo è lo struccante occhi doppia azione. Allora, questo io l'avevo preso per una necessità al supermercato, però i prodotti Nivea, l'acqua micellare, questi struccanti, non lo so, a me non è che proprio facciano impazzire, e anche questo insomma non mi ha fatto impazzire. Ecco, l'avevo preso solamente perché mi serviva, ma no, ci sono veramente struccanti occhi molto migliori. Io preferisco di gran lunga Collistar, o comunque marca appunto di questo tipo, ma questi no. Soprattutto appunto per il mascara bisogna insistere molto prima che si toglie, e no. Un prodotto adorato invece è stata questa questa maschera per capelli di Fructis della Garnier, l'Air Food Banana Nutriente. Questa sì che mi è piaciuta, maschera infatti proprio per capelli secchi, triplo uso, perché la può utilizzare appunto sui capelli bagnati o sui capelli bagnati anche come balsamo, quindi poi da risciacquare subito, da tenere in posa, o anche sui capelli sia bagnati che asciutti, anche quindi asciutti, quindi prima del lavaggio. Questo mi è piaciuto tantissimo. Allora, innanzitutto il profumo, perché è profumo chimico ma di banana, mi piace tantissimo. Ma questa funzionava veramente, sentivo i capelli molto molto morbidi e piacevoli proprio anche al tatto dopo il suo utilizzo, quindi questo, quando mi ricapiterà di trovarla comunque di compra, la ricomprerò senz'altro, ottimo prodotto. Poi sono rimasti tutti prodotti di make up. Allora, iniziamo. Il mascara, io sono ancora alla ricerca del mascara perfetto. Allora, questo è il packaging, che c'è da dire, non so se si vede, ma qui ci sono tutte le classiche roselline di L'Oreal, ma che sto dicendo? Di Lancome, come si dice? Satinate.
quindi più scure e più, insomma, più satinate, ok? E questo è il l'Hypnose Doll Eyes. Allora, il packaging è qualcosa di bellissimo, ma Lancome ha tutti i packaging bellissimi. Questo era lo scovolino normalissimo, però io devo sempre combinare comunque due mascara perché solo uno non mi riesce mai a dare l'effetto che voglio. A questo punto credo che il problema sia solo mio, però insomma è come un altro prodotto che purtroppo avevo tante speranze ma me le ha deluse. Però mascara è veramente un prodotto molto molto soggettivo, quindi probabilmente è un ottimo mascara, però per me no. Poi ho voluto provare per la prima volta un prodotto becca e ho provato il correttore classico, questo proprio con il classico scovolino da correttore. Questo è quello più chiaro di tutti, come sempre io prendo sempre la colorazione più chiara. Il packaging è molto essenziale, semplice, ottimo ottimo correttore, non secca assolutamente, soprattutto appunto nella zona degli occhi, quindi ottimo prodotto e anche la tonalità azzeccatissima per me. Poi Fenty Beauty, allora avevo preso questa matita per le sopracciglia, questa aveva questo tipo di scovolino che è più tipo proprio un pennello quasi direi, ed era una di quelle automatiche con la punta molto molto sottile. Allora io qui ho sbagliato tonalità perché io avevo preso il Brow MVP, ma evidentemente è un colore troppo chiaro per me, quindi poi vabbè, io le matite le uso come base perché poi sopra applico comunque il prodotto in polvere più scuro, però questa era veramente troppo troppo chiara. Comunque, a parte questo, di per sé il prodotto mi è piaciuto, nonostante io Fenty Beauty non è che ci vada molto d'accordo con questa marca, delle cose che ho provato non me ne sono piaciute nessuna, però questa non è male. Allora, la punta, nonostante fosse molto sottile, non mi si è mai rotta e questo è già un vantaggio. E comunque sì, si stendeva comunque bene, era morbida, non dava fastidio, per cui sì, è solo che ho sbagliato io a prendere il colore. E comunque il packaging è particolare perché è un packaging triangolare. Altro prodotto per sopracciglia con il classico scovolino è questo di Benefit, e questo è il Goof Proof From Brow Pencil, e questa invece è una matita marrone appunto di questa forma che dovrebbe comunque facilitare l'applicazione. Allora, io preferisco di gran lunga cose un po' più grandi così rispetto a quelle più sottili o comunque le classiche matite, e quindi anche questo comunque ottimo prodotto, ma lo sappiamo tutti che Benefit da questo punto di vista è una garanzia. Poi ho terminato questo eyeliner qua di Nabla, che è il Serial Liner nero classico e con la classica punta, che però allora, ottimo, si deve sciperare, ottimo nero, quello non c'è che dire, però la punta via via che la utilizzavo tendeva comunque a diventare sempre più morbida, non lo so, soprattutto verso gli ultimi tempi di utilizzo era troppo troppo morbida, quindi l'ho dovuta magari anche un po' tagliare perché comunque poi non permetteva di creare una linea precisa, quindi non lo so, la punta di questo eyeliner mi ha delusa, però per il resto ottimo prodotto, veramente un nero bellissimo. E poi ho terminato di Kiko, comprato mille anni fa, il Long Lasting Stick. E questo era praticamente uno di quei matitoni un po' cremosi che si stendono sulle palpebre, come anche soprattutto base. E questo era il numero 42, quindi era questo lilla, che mi è piaciuto tantissimo, era un po' perlato. E questo infatti l'ho finito perché mi piaceva come prodotto, anche se ultimamente li utilizzo veramente pochissimo.
questi prodotti, diciamo, come base degli ombretti. Non so, forse è passata anche la moda di queste cose, perché mi ricordo che quando lo comprai tutti i tutorial che guardavo, tutti, ora va bene, neanche li guardo più, però non li stendevano sempre queste basi sotto gli ombretti, ma in effetti comunque i colori sono molto più vivaci poi. Comunque, ottimo prodotto. Ho finito! Ve l'ho detto che erano tanti, ho cercato di andare veloce, e quindi niente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non siete iscritti, di seguirmi sui social, e sotto trovate tutti i link, e vi aspetto soprattutto su Instagram. E quindi niente, al prossimo video, e spero che questo vi sia stato utile. Ciao!